La scarnificazione della sicurezza. Intervista esclusiva con Franco Maccari. Fondo Unico Giustizia. Che fine ha fatto? Gentili telespettatrici e telespettatori del TGCOES, buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento settimanale con l'informazione sindacale libera e indipendente del COIS. E parliamo oggi di quello che è accaduto la scorsa settimana, di quell'incontro che si è svolto tra le organizzazioni sindacali e la presenza di tutti i segretari generali dei sindacati della Polizia di Stato e del viceprefetto con funzioni vicarie, il prefetto Marangoni. Si è parlato di molte cose, ma si è parlato soprattutto della chiusura di centinaia di uffici di polizia sul territorio nazionale, una volontà preordinata dell'amministrazione centrale che sta imponendo alle questori e ai prefetti in sede locale di dire di sì ad un progetto di riorganizzazione che non ha né capo né coda. Si parla di chiusura degli istituti di istruzione, lasciando solo 3 maxipoli, di chiusura degli uffici della Polizia Postale dove non sono sedi della Corte d'Appello. Si parla della chiusura di tutte le scuole per le specializzazioni, la soppressione delle squadre nautiche. Si parla chiaramente della chiusura di moltissimi commissariati distaccati. Un piano, una tagliola che viene posta sul capo dei poliziotti italiani che genererebbe una incredibile quantità di movimentazione del personale con distanze difficilmente percorribili, centinaia di chilometri a volte che passano tra l'ufficio esistente e quello che dovrebbe essere la nuova organizzazione. Questa non è un'organizzazione, questa è semplicemente una scure, una mannaia che viene calata dove non si è stati in grado di capire, di comprendere e soprattutto di confrontarsi, si cala la mannaia appunto. E questo non è accettabile, non accetterà certamente il COIS perché è sempre stato contro l'irrazionalizzazione della sicurezza, ma è sempre stato a favore della razionalizzazione, della comprensione del territorio e di poterne poi verificare le effettive esigenze, perché se è vero che esistono molti presidi della sicurezza, se è vero che si parla molto di unificazione, sappiamo benissimo che questi procedimenti vengono bloccati per ragioni che non hanno nulla a che fare con i poliziotti, con i carabinieri, con i finanzieri, con le guardie di polizia penitenziaria, con le guardie di polizia forestale che operano sul territorio, ma si gioca su interessi ben più alti e purtroppo, dobbiamo dirlo, sempre più allocati in caste che non si vogliono veramente toccare. Il testo completo del comunicato stampa congiunto tra tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato è disponibile anche sul sito internet del COIS. E come annunciato la scorsa settimana, proseguiamo con l'intervista telefonica che abbiamo realizzato con Franco Maccari, dove parleremo di istituti contrattuali e di altre cose che stanno accadendo nel mondo della Polizia di Stato. Lasciamo subito la parola alla regia. Facciamo un passo indietro molto veloce per spiegare qualcosa che accadrà a brevissimo, ovvero sia quel famoso pagamento di quell'assegno di funzione al 16,60%, che incredibilmente stupisce ancora oggi qualche collega e che chiede un impegno sindacale su un fatto che ha portato il COISP da solo anche a fronteggiare proprio i ministri dell'interno, il capo del governo di allora, chiedendo dimissioni immediate, subendo anche in quel caso molte intimidazioni, solo per portare avanti quello che era un principio che sembrava doveroso e che è diventato doveroso tanto che gli insegnanti l'hanno sfruttato, ovvero sia che si guadagna per quello che si lavora, non si guadagna il 16,60% del 100% che si è lavorato. Invece quello che sta accadendo è forse meglio ribadirlo ancora. Meglio ribadirlo con amarezza, perché abbiamo manifestato, abbiamo urlato, abbiamo inventato anche situazioni al limite della persecuzione, anche in qualche caso giudiziaria, abbiamo rischiato davvero per protestare contro questa agonia, anche in questo caso agonia, in questo caso però economica, perché non è solo e tanto che non ci sono i rinnovi contrattuali, questo è il danno, è che per la prima volta si è messo le mani dentro le tasche portando via soldi, come dicevi tu, guadagnati e non certo da guadagnare, o non certo da pretendere, e si è portati via soldi per un pareggio di bilancio, a chi? Ai poliziotti, che poi si blandiscono ogni momento, ogni operazione di facciata, anche ultimamente abbiamo sentito sperticarsi di lodi per gli ultimi arresti, ma ovviamente con frasi fuori luogo della serie siamo bravi tutti, quando c'era ovviamente da prendere i meriti. Compresi i politici che non si sa cosa abbiano fatto onestamente sotto il profilo dell'attività d'indagine, ma quello che ritorna invece prepotentemente ogni tanto è il ricordo, che poi il ricordo non è ma è realtà,
di un taglio costante, continuo, di un prelevo forzoso, vigliacco e indecente, perché viene fatto tra l'altro non a tutti in maniera equa, che non che questo mi gratificherebbe, sia chiaro, certo. Almeno avrebbe una parvenza di logica, ma viene fatto a chi una roulette russa capita dentro a un determinato taglio di maturità, di anzianità, di maturità anche di elevazione di grado, di responsabilità. Insomma, chi in questi quattro sfigati anni, gli ultimi quattro sfigati anni, è andato dentro, ma ormai ci sono andati dentro tutti praticamente, chi più, chi meno, ha subito questa tagliola. E ogni volta che sento dire che bisogna trovare risorse per le forze dell'ordine, mi gira il sangue, non tanto, non solo perché sono parole al vento, ma perché da vigliacchi non sanno neanche che attualmente, nel momento in cui fanno queste dichiarazioni idiote, continuano imperterriti a fare i tagli forzosi. I colleghi si sorprendono perché ovviamente vedono la realizzazione di un disegno criminale che è stato fatto già nel 2010, che aveva ripercussioni per un triennio, che poi questo taglio è stato perpetuato criminalmente proprio dall'ultimo governo. Insomma, veramente ha iniziato Monti e poi l'ultimo governo l'ha avallato. Cioè, qui non si sa davvero cosa sperare che arrivi su. Ma ecco perché io volevo mettere al primo punto qualcuno con cui parlare. Non dico tanto, e ripeto, portare a casa i risultati, ma parlare. Qualcuno che possa capire cosa sta succedendo, perché mi rendo anche conto che chi si affaccia alla politica e assume ruoli di responsabilità non è che possiede una nuvola dal cielo con le informazioni, no? Certo. Può anche essere che effettivamente non abbia compreso o non comprenda le reali portate delle situazioni che si trova ad affrontare. Quindi ecco perché serve il dialogo, no? Ma guarda, finché adesso anch'io rischio di fare politica, ma comunque finché non cambierà la famosa legge elettorale in cui i parlamentari vengono eletti dal territorio, vengono, quindi devono andare a cercarsi i voti, devono confrontarsi con la situazione, con i sindacati, anche con i cittadini, finché non avremo questo e continuerà a imperterrire invece che la nomina avviene con la spada sulla testa al nuovo imperatore, non ne verremo mai fuori, perché nessuno sentirà la responsabilità del proprio ruolo politico e istituzionale. E questo è uno dei problemi più grossi. È facile far seccare un albero togliendolo, rompendone le radici. Non serve andare là con l'ascia. Nessuno si assume la responsabilità diretta di abbattere il sistema sicurezza, l'organizzazione, specialmente della polizia di Stato, che da questo punto di vista è probabilmente più debole delle forze di polizia militari, ma ne stanno seccando le radici, stanno evitando gli arruolamenti, stanno limitando le risorse logistiche e tecniche che servono per andare avanti, stanno lasciando marcire i capitolati di spesa che servirebbero per l'ammodernamento dei mezzi anche. E quindi ci troviamo in una situazione in cui andiamo avanti veramente con il fil di ferro a combattere quotidianamente anche la semplice incidente stradale, riguarda tutti, riguarda chi sta negli uffici, riguarda chi sta fuori, riguarda le specialità, riguarda le indagini anche ai livelli più alti. Siamo tutti in questa specie di barca in cui spesso colpevolmente qualcuno, invece di urlare, di fare manifestazioni, di farsi sentire, se ne sta zitto. Forse anche da questo punto di vista le catene di comando dall'esterno all'interno delle nostre organizzazioni sindacali si fanno sentire, o meglio fanno zittire chi dovrebbe e avrebbe anche l'obbligo di parlare, questo sia al centro che in periferia. Si avverte, si comincia a avvertire sempre di più, forse anche per questo l'indipendenza del COISPAN che quest'anno sta portando risultati concreti anche in termini di iscritti di coloro. I risvolti di qualsiasi attività politica, sindacale, eccetera, purtroppo non si vedono nell'immediato, e quindi molti si sorprendono di quello che si realizza, perché passa talmente tanto tempo, 2-3 anni, che uno non si ricorda, o comunque non ha vissuto, o comunque non ha magari partecipato con passione, voglio dire, a quello che è stato la genesi, no? Del problema e dei tagli. Anche sulle assunzioni, è una cosa assolutamente incredibile sentire che tutti si rivolgono e dicono: no, dobbiamo avere più polizia, più uomini, più mezzi. Ma se questo è il frutto avvelenato di un progetto che parte da lontano e non si incide su quel progetto, ma nessuno oggi troverà il coraggio di fare un progetto a lungo termine, perché sanno benissimo che sono a scadenza, perché nessuno ha la possibilità, perché il consenso si ricerca sull'immediato, non sulla programmazione, no? E siamo diventati una politica becera che cerca il consenso giornaliero.
Certo. E allora è più bella, serve di più una dichiarazione falsa, assolutamente coerente, eccetera, che una seria programmazione. Allora Certo. ecco la nostra situazione è disastrosa oggi. E difatti noi ripetiamo più volte che il senso dello Stato, inteso con la S maiuscola, ormai lo incarnano quasi solo, tra le istituzioni forse lo incarnano solo le forze dell'ordine, che vanno avanti con il loro servizio quotidiano e ricevono a sempre maggiori consensi dai cittadini proprio per questo, dinanzi anche a tutte le altre istituzioni che rappresentano i cittadini, ma che in realtà continuano a crollare nella fiducia che questi gli attribuiscono. Ed è un Sì, segnale importante. ma non possiamo sostituire tutti i gangli della politica, delle amministrazioni che non funzionano. Cioè, noi ultimamente abbiamo segnalato perché meritava, ma come sempre poi non gliene frega niente a nessuno di pubblicarlo. Addirittura siamo arrivati a pagare la stanza d'albergo a una povera ragazza, una straniera, con un bambino abbandonato in mezzo alla strada perché il comune non provvedeva, i poliziotti impietositi. Hanno fatto quello che succede tutti i giorni, vuoi una volta il panino, vuoi una volta l'assorbente, vuoi una volta qualsiasi cosa che sia di esigenza, la coperta, eccetera. C'è gente che ci mette mano al portafoglio costantemente, ma non mi pare veramente schifoso, non c'è altro termine, dover pensare e sperare che i poliziotti che intervengono, che carabinieri, finanze, per carità, debbano farsi carico anche dei disagi sociali che purtroppo per la loro professione si trovano a dover affrontare, insomma, diciamo, va a finire che davvero ci sostituiamo a tutto quello che in teoria dovrebbe funzionare anche a livello di volontariato, siamo una situazione kafkiana, insomma. Oltre, ripeto, al plauso, che per carità rimarrà fine a se stesso, del poliziotto che paga la mangiare o paga la stanza d'albergo, scompare il giorno dopo, finito, cioè, è rimasto solo il buco nelle tasche del collega, insomma. Se fosse Sì. stato magari utile a qualcosa, uno dice va bene, faccio un po' di volontariato, ma siccome non è utile a niente, neanche a fare una politica non scandalistica, ma di denuncia, perché come dico, come ho detto, ripeto, manco i mass media riescono a dare risalto alle notizie positive, perché ovviamente non fa notizia, audience, e allora viene da chiedersi se vale la pena davvero farlo, ma d'altronde poi ti trovi lì umanamente di fronte a situazioni di disagio sociale che è ben difficile e ti tocca continuare a pagare i biscotti che il vecchietto ha rubato al Al supermercato supermercato. perché l'inflessibile direttore vuole denunciarlo. E così, avanti così, e continueremo così. Certo, beh, noi comunque sosteniamo da sempre che l'unica strada da poter percorrere è quella di rappresentare questi fatti e di dirli a voce alta, come continuiamo a fare in tutti i modi, in tutti i mezzi, perché non ci sia quello scoramento che invece serpeggia sempre più forte. Tra chi pensa di aver già dato e tra chi pensa di non dover mai dare. Qua non parliamo chiaramente solo dei nostri colleghi, ma parliamo anche in generale di tutto quell'apparato burocratico e semiburocratico che ci circonda e che ci condiziona in maniera incredibile. Parliamo dell'approvvigionamento delle divise, parliamo dell'approvvigionamento Di dei tutto, mezzi, appunto, di tutto. Di tutte cose che certo. sfuggono e che il cittadino non vede, non capisce. E non riesce nemmeno ad apprezzare quanto importanti sono. Parliamo del freddo d'inverno, del caldo d'estate, parliamo delle tute ignifughe piuttosto che appunto di strumenti di equazione fisica non letali che dobbiamo chiedere e implorare come se fosse un nostro problema e non un problema di chi si trova a gestire la sicurezza. E parliamo di tutto questo e lo facciamo come COISP da sempre e continueremo a farlo. Certo che sì, continueremo a farlo, ma perché? Perché siamo persone per bene. Esatto. Sembra Bene. banale, ma è così. E ci mettiamo il cuore in prima linea, come diciamo spesso. E quindi Esatto. noi ti ringraziamo per questa Grazie a voi. chiacchierata, chiaramente, e ti auguriamo di proseguire sempre su questa strada. Grazie infinite a voi, in bocca al lupo, sempre duri. E È sempre corretti. Ciao Franco. sempre con lei. Ciao. Il COISP aveva fatto una battaglia campale, rovesciando in faccia all'allora ministro dell'Interno Maroni tutte le decine di volte in cui aveva parlato di questo famoso Fondo Unico Giustizia, ovvero sia i soldi che vengono confiscati alla criminalità organizzata e che dovrebbero per legge essere restituiti alle forze dell'ordine e alla magistratura, che in realtà sono quelli che questi sequestri operano.
Bene, sappiamo che questi soldi non sono mai stati utilizzati, ma non sapevamo l'ammontare esatto, fino a quando l'onorevole Alessandro Pagano la scorsa settimana con un'interrogazione a risposta scritta è riuscito ad avere la consistenza numerica e le ragioni tecnocratiche che stanno dietro all'inutilizzo di questo fondo unico di giustizia, che da solo potrebbe sanare moltissime delle deficienze che lo Stato italiano impone all'apparato della sicurezza. 3 miliardi di euro contro i 68 milioni che sono stati utilizzati, inutilizzabili e inutilizzati, che giacciono in mano alla burocrazia ministeriale. Il COISP, con un comunicato stampa, ha stigmatizzato per l'ennesima volta questa situazione, ringraziando anche il parlamentare che si è speso in questa battaglia, che speriamo porti finalmente qualche frutto. È un classico esempio di come la burocrazia blocca la realtà. È disponibile per il download gratuito dall'home page del sito internet del COISP il nuovo numero della rivista PS Sicurezza e Polizia, che sarà quasi completamente dedicato alle Befane del Poliziotto e alle altre iniziative benefiche che il COISP ha messo in campo durante le festività natalizie. Un'altra battaglia campale del COISP, quella sull'idoneità degli alloggi di servizio per il personale inviato in missione, che aveva portato a un accordo siglato tra Ministero dell'Interno e organizzazioni sindacali a dicembre del 2012. A seguito di quell'incontro il COISP ha immediatamente richiesto l'elenco degli alloggi idonei, non ricevendo alcuna risposta o ricevendo risposte assolutamente evasive. Ma quella che è giunta la scorsa settimana le supera veramente tutte e dà ben l'esempio di qual è la logica con il quale vengono fatte le cose a volte all'interno del Dipartimento. L'assenza dell'elenco, di un elenco degli alloggi rispondenti ai requisiti, non esclude che nel territorio vi siano alloggi idonei secondo quanto stabilito in sede dell'accordo, eccetera, eccetera. E il COISP a questa nota ha immediatamente replicato al direttore dell'ufficio rapporti sindacali, neo direttore, scrivendogli: ebbene signor direttore, non sappiamo chi le ha suggerito e imposto la geniale risposta di qui sopra, ma vorremmo che facesse giungere a tale individuo, a tale ufficio, direzione o qualunque altra cosa si tratti, la seguente considerazione: l'assenza di un elenco di individui rispondenti ai requisiti di massima stupidità non esclude che in questo mondo vi siano dei dementi di stazza superlativa. Il resto della nota sul nostro sito internet. Comment, si conclude anche questa puntata del TG COISP, andata in onda grazie alla collaborazione dell'ufficio comunicazione ed immagine, che ha curato la parte tecnica e il montaggio di video. Io vi do appuntamento la prossima settimana, ringraziandovi per l'ascolto e augurando a tutti buon sindacato. We'll be right back.